Il Pentagono lancia una sfida al Senato americano e procede con la fornitura alla Turchia dei cacciabombardieri di quinta generazione F-35. La cerimonia di consegna dei primi due velivoli si svolgerà oggi, giovedì 21 giugno, nella città texana di Fort Worth, fa sapere il portavoce della difesa Mike Andrews. I caccia saranno quindi trasferiti alla base aerea di Luke, in Arizona, dove troveranno ad attenderli i piloti turchi e tutto l'equipaggiamento necessario al loro addestramento. Ma il progetto di bilancio della difesa approvato lunedì dal Senato americano prevede l'esclusione della Turchia dal programma F-35 a causa dei piani di Ankara per l'acquisto di sistemi missilistici russi S-400. Troveremo un'alternativa, aveva replicato martedì il premier turco Binali Yildirim. Il capo del Pentagono James Mattis, stando a quanto scrive la CNN, si starebbe adoperando per eliminare dalla versione finale della legge, che dovrà essere firmata dal presidente Trump, il divieto di consegna degli F-35. L'Arabia Saudita intende isolare il Qatar rendendolo un'isola. A tale proposito, Riyadh ha annunciato una gara d'appalto, con scadenza lunedì 25 giugno, per lo scavo di un canale navigabile lungo il collo della penisola, a 1 chilometro dal confine ufficiale con il Qatar. Lungo 60 chilometri e largo 200 metri, il canale Salwa sarà terminato dopo un anno di lavori, per un costo complessivo di 750 milioni di dollari. Per il consigliere reale Saud al-Qahtani si tratta di un progetto meraviglioso che trasformerà in un'isola il piccolo stato terrorista. La riva adiacente al confine, stando a quanto riferisce il quotidiano saudita Makkah, sarà trasformata in una zona militarizzata che ospiterà, oltre a una base militare, anche depositi di scorie radioattive, in vista della costruzione entro il 2030 di 16 reattori nucleari. In questo modo, Riyadh intende eliminare ogni possibilità di comunicazione terrestre con il Qatar, con il quale un anno fa ha interrotto tutti i rapporti diplomatici a causa delle sue relazioni con l'Iran. Intanto sarebbero già 5 le aziende internazionali con esperienza nel settore interessate a partecipare al progetto. L'esito dell'appalto sarà reso noto entro i prossimi 90 giorni. Con 69 voti favorevoli su 120, il Parlamento macedone ha ratificato l'accordo con la Grecia sulla ridenominazione del paese in Macedonia del Nord. Assenti in segno di protesta i restanti 51 deputati, tutti membri del Partito Democratico per l'Unità Nazionale Macedone, la più grande forza d'opposizione del paese. Questo accordo rappresenta per la Macedonia l'inizio della fine dell'incertezza, ha dichiarato mercoledì il premier macedone Zoran Zaev, che aggiunge: «L'Europa ci ha teso la sua mano. Un invito aperto dalla NATO diventa realtà. Il sogno diventa realtà». Un sogno dal quale il presidente macedone Giorgio Ivanov preferirebbe svegliarsi. «A dispetto di tutte le minacce e pressioni, la mia posizione resta invariata», ha detto, e ha chiesto al Parlamento l'avvio immediato della procedura di impeachment nei suoi confronti, come proposto martedì dal Premier in caso di contrarietà. Centinaia di manifestanti che nella capitale Skopje continuano a protestare contro la ratifica dell'accordo. Buscar. Yo camino a Rusia.